Dato numero 3, questo è il riso risotto dedicato alla fede per l'ultimo dell'anno. Quindi risotto con curry, per esaltare il profumo del curry usiamo un pochettino la mela. Per fissare bene gli odori e i profumi del riso andiamo a usare del taleggio. Un po' di zucca per, come per la mela, va a ingentilire un po' di profumi. 3-4 capperi che danno le salate. Olio extravergine d'oliva, un pochettino di scalogno, scalogno di Romagna. Buono. Io direi che iniziamo a metterla qui sull'angolino. Ma come mai ti piace così tanto il curry a te? Anche l'altra volta il pepe del Madagascar, là. Zero. Mi piacciono proprio le spezie. Bisogna sempre fede, questo è rigore, disciplina. A manetta. Abbiamo già messo il curry. Abbiamo messo un pochettino di curry, lo facciamo andare, lo facciamo un pochettino tostare così perché aumenta la udeanza. Sì, vai avanti col riso. Ricordati che è giallino il riso con delle punte di arancione, grande fede. Come ne metto? A stellina, vuoi fare il risotto a stellina? A libella. A rospo, la facciamo. Dov'è? Faccio. Fai lunga, lunga, fai una alla lunga, una più corta, una alla più corta. Cioè neanche mio figlio lo ascolta quando mi dice questa cosa. Le... Dimmi se devo ascoltarti a te. Sì? Questa più lunga, se non la farfalla. Ci sei ignorante! Guarda che brava che è la fede! Stucca gialla! Talento! Curry? Mela? Mela! Capperi? E olio extravergine. Questo è il risotto della fede. Quando vi invito a casa ve lo fa così tutti. Siete in 30, se mette a fare 30 piatti così. E auguriamo a tutti buon anno. Buon anno.